grande palla per Ibra, la sponda, beneficio di Nocerino, il tiro, rete, Nocerino, nono gol in campionato, il Milan in vantaggio. E stavi parlando proprio di Nocerino. Ormai è diventato un leitmotiv impressionante, proprio questi inserimenti sempre con i tempi giusti, nel momento giusto e nello spazio idoneo. Nocerino, Ibra, tutto di prima, grande apertura per Emanuelson, può volare verso l'area avversaria Emanuelson, destino per Ibra, il velo, attenzione, il pallone buono per Robinho, il tiro, una deviazione, attenzione, arriva Nocerino, porta vuota, Emanuelson, ben assist strepitoso, quasi un tiro al bersaglio. Colpo di testa indietro sciagurato, Robinho cerca il pallonetto e trova una soluzione pessima. Partito Ibrahimovic, lo scatto di Ibra, la posizione regolare, ma è costretto un pochino ad allargarsi, a tendere in forza, arriva al centro Emanuelson, Ibra cerca la giocata. Palla in verticale, attenzione a Muriel, Muriel al volo, che grande giocata. Conclusione di Robinho. Robinho abbatte, lo prende Brivio, in area di rigore abbatte, rientra sul sinistro, prova il tiro, Benassi, attentissimo il portiere del Lecce. Bocinov, zona tiro, carica il sinistro, Bocinov, Abbiati, in due tempi. Robinho con l'esterno, la sponda, attenzione, al limite, c'è Ibra, parte il tiro, rete! Sono 19, è un gol bellissimo, il raddoppio del Milan. Sì, possiamo parlare finché vuoi, Maurizio, di tattica 4-3-1-2, 3-5-2, ma poi quando hai dei giocatori straordinari, che tra l'altro hanno invertito, diciamo, le caratteristiche in questo caso, perché è andato a fare la torre proprio Robinho, che gliel'ha messa dietro in maniera perfetta. E poi un bolide imprendibile per Benassi, di un fuoriclasse assoluto come Ibrahimovic. Parte Ibra, Benassi sulla linea. Propone Emanuelson, lascia passare Ibra, Emanuelson in area di rigore, Emanuelson, strepitoso Benassi e poi Miglionico in calcio d'angolo. Attacca centralmente Nocerino, largo a sinistra Ibrahimovic, arriva a grandi falcate El Shaarawy che adesso taglia, ma Ibra va in area, va via Esposito, Ibrahimovic davanti al portiere, gran recupero di Blasi e palla in calcio d'angolo. El Shaarawy può andare in percussione, El Shaarawy parte il tiro, ci mette i pugni Benassi. Eccolo Ibra, Ibra ancora Benassi, Superman questo pomeriggio al San Siro, il portiere del Lecce. Finisce 2-0 per il Milan.